Buongiorno carissimi, bentrovati in questo lunedì della 21ª settimana del tempo ordinario, oggi anche in memoria di Sant'Agostino di Ipona, vescovo e dottore della Chiesa. Iniziamo oggi la lettura della prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, ed è la lettura, è il primo scritto cristiano nato negli anni 50-51 del Nuovo Testamento, e allora San Paolo si rivolge a questa comunità con un tono anche esortativo. Leggeremo questa lettera per parecchio tempo, quindi avremo una lettura corsiva approfondita del testo. C'è sempre un richiamo comunque esortativo verso la Gerusalemme celeste, quindi la parusia e il ritorno del Signore. Comunque nella lettura di oggi vengono richiamate alla mente le tre virtù teologali, fede, speranza e carità, ma una cosa interessante quando dice: sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio. Bene, questo si addice molto anche nella vita di Sant'Agostino. Sappiamo essere nato il 13 novembre 354 a Tagaste. Viene da una famiglia di proprietari terrieri, il padre era pagano, di nome Patrizio, la mamma conosciamo Santa Monica, che ha dato al figlio quella che è un'educazione cattolica, ma la lettura di un testo, l'Ortensio di Cicerone, ha portato Agostino a entrare nella filosofia e quindi nella setta, aderendo anche al manicheismo. E sappiamo molto bene come la conversione è avvenuta con tempo, per tempo, quando è arrivato a Roma, volle insegnare retorica e quindi fu accolto anche da Manichè, che però alla fine lasciò in maniera definitiva fino a quando arrivò nel 387 a Milano per occupare la cattedra della retorica, e conobbe lì Sant'Ambrogio. Ed è vero che anche se non ricordo male, il sacerdote Simplicio lo ha aiutato a fare questo cammino di scoperta e discernimento. Agostino aveva anche un figlio perché per 16 anni ha convissuto con una donna e ebbe un figlio, Adeodato, che ricevette il battesimo insieme al padre proprio da Sant'Ambrogio. Famosissime le confessioni di Sant'Agostino, che dice, dove recita così: tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Ed ecco, tu stavi dentro di me ed io ero fuori e là ti cercavo. Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio di conseguire la tua pace. Bene, Agostino diventa l'emblema del ricercatore vero profondo. La comunità di Tessalonica convertita, ecco, afferra Dio e vive il Vangelo sine glossa fino in fondo. E allora che non capiti di sentire rivolte a noi le invettive, i guai che Gesù rivolge nei confronti degli scribi e dei farisei, come un Gesù misericordioso, allora perché questi guai? Che vanno letti nel Vangelo di Matteo alla luce anche delle beatitudini, sono un po' a specchio. Ma nello stesso tempo Gesù si attacca perché questa ipocrisia, questo far vedere, aver estromesso Dio totalmente, usando le cose di Dio ma non credendoci minimamente, guardando invece le cose mondane, ecco allora Gesù, ecco, si scaglia contro di loro. Quella più estenuante, più quella l'invettiva che Gesù dà nei confronti degli scribi e farisei, quella più pungente è la seguente: guai a voi scribi e farisei ipocriti che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e quando lo è divenuto lo rendete degno della Geenna due volte più di voi. E questo potrebbe capitare anche a noi, che non capiti sicuramente che non ci sentiamo rivolte queste parole del Signore alla nostra vita. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, io le conosco ed esse mi seguono, dice il versetto dell'Alleluia. E Agostino questo l'ha vissuto in pienezza fino a quando poi è ritornato nella sua terra dove voleva aprire una scuola, ma a Ippona si dovette trasferire perché il vescovo di lì, dovendo ordinare un sacerdote, la gente diceva che Agostino poteva essere ordinato tale, ma poi divenne il coadiutore, vescovo coadiutore, successe
al vescovo regnante, divenne così vescovo di Ippona. La sua teologia, i suoi scritti, le sue lettere, ma anche tutto quello che ha scritto contro le eresie di quel tempo, manicheismo che conosceva molto bene, donatismo, pelagianesimo, cioè lo hanno reso un uomo afferrato nella vera fede perché ha incontrato il vero Dio. Che possiamo anche noi incontrare il vero Dio, non quello che ci siamo costruiti noi nella nostra mente. Signore, permettimi di amarti sopra ogni cosa, è questo che dovremmo chiedere profondamente. Non conoscerti, amarti, non fare le cose religiose, ma vivendole con profondità d'animo. Signore, ci faccia questa grazia, perché possiamo noi chiederla a Lui, desiderare sempre Lui nel nostro cuore. Ci affidiamo anche all'intercessione di Sant'Agostino. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata, auguri di buon onomastico a coloro che portano il nome Agostino, e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.